Ora sono 2 anni che mi sono trasferito a Como per essere più vicino ai miei obiettivi. Dico, devo andare lì perché comunque uno quando ha un obiettivo, un sogno, Certo, deve fare tutto per certo. portarlo avanti. Quindi io mi sono trasferito a Como e poi pian piano, vedi, Ed con è, Fabrizio, vedi. sì, uno, Da tutto cosa nasce uno. cosa? Quindi è il tuo lavoro primario o tu hai un altro lavoro? No, io, allora, ho fatto anche altri lavori di Svizzera fino a poco tempo fa, però io vorrei portare avanti queste e farlo diventare come lavoro E primario. fai bene, Le assolutamente. passioni, se uno Certo. riesce a mettere insieme passione e lavoro, È ha il vinto, top. Ma ha guarda, io vinto. dico sempre che una persona passa la maggior parte della vita lavorando, no? Perché E se bene o lavori con la male è tua così. passione, Se è uno ha la fatta. possibilità di fare il lavoro che ama, cioè di far diventare una passione, come può essere la pittura, la musica, l'arte, e Ognuno farlo ha la sua. diventare un lavoro, basta. Hai già vinto. Tu hai già vinto. Poi ti Sì. sei affiancata a un grande, per cui questa cosa ti darà Tiro ancora tanto, la tanto, carica per andare tanto. avanti, quindi Quindi dove sarete giovedì? giovedì a Peschiera Borromeo. E poi tu fai giovedì, venerdì e sabato? Sì, Ma giovedì. sempre con Sì, sempre Fabrizio? con lui. Sempre con Fabrizio. Ma c'è una discoteca, cos'è? Sì, sono Ah, tre discoteca. discoteche diverse, sì. E quindi farai Peschiera, poi lo sai già anche le altre? Peschiera, poi non ricordo bene se era San Benedetto del Tronto e Rimini, se Ah, non sbaglio. quindi. Ora non so l'ordine preciso, ma dovrebbero essere queste qua. Quindi lavorate tanto. Bella questa cosa, Sì. caspita. Ma scusa, tu allora. Lavorate in coppia, Sì, tu e lui. in coppia, tutti e due in Fate, console. mettete, sai, scusa la mia ignoranza, ma quando andavo in discoteca io il DJ era uno. Adesso invece si Sì, fa. magari ci alterniamo, no, si può fare tranquillamente. Bello. Uno mette la sua, poi Ma ci sei alterniamo. tu che hai deciso di andare a trovare Fabrizio cioè, hai detto tramite una Sì. persona però era lui che cercava un DJ o tu cercavi di Mi sa arrivare a che lui? ci siamo proprio È stato incrociati. un Mi caso, è sa stato proprio un di sì. caso. E cosa pensi che questo caso ti cambierà la vita? Spero proprio di sì. Te l'ha già cambiata. Sì. Farete un disco anche, secondo me. È nei tuoi piani? È nel piano, sì, non volevo Vedi? magari. Ma fai bene, è giusto? Quindi adesso la tua passione ormai la stai cavalcando. Sì, Come quella ti sì. vedi, visto che sei tanto giovane, tra 10 anni? Ci Io pensi? sì, prevedo di vedermi realizzato proprio al 100%, perché comunque ora è È una si sale piano, crescita. sì, piano piano si sale per arrivare all'obiettivo. Ma il tuo obiettivo qual è? Andare a L'obiettivo suonare, non so, in discoteche nelle a grandi discoteche, creare un Ibiza disco, o a tanti, sì, tanti Londra o altri. questo? Sì, questo qua è anche, vediamo se questa situazione del Covid Ce magari la inizia farai, ce la ad aiutarci farai. un pochettino, però diciamo Non. che sì, ci Certo, c'è sono. da dire che insomma le discoteche sono state Molto le più penalizzate, penalizzate. troppo sì. E Com'è adesso la discoteca? Però ora è al 50% della capienza, però almeno almeno si lavora. si può lavorare almeno. Ma la gente lo avverte ancora come pericolo o voi ragazzi riuscite No, ma cioè, da come si vede ci sono sempre le precauzioni, però ognuno deve cercare di andare di avanti, perché vivere? se rimaniamo nell'incubo non Certo, si va mai da nessuna sono parte. d'accordo, sono d'accordo. La vita continua, Per forza. vaccinandosi la Ovvio. vita continua. Ovvio. Non dimentichiamo che il 6 entra in vigore il Green Pass rafforzato, Quindi chi è vaccinato Ma potrà cosa fare tutto. significa questo? Che le cose che prima potevi sopperire facendo il tampone, adesso no. Adesso non O più. sei Ora con il tampone non vaccinato, si va più da nessuna parte, solo al o lavoro. quindi anche per andare a ascoltare Francesco Discoteca. e Fabrizio bisogna Ci avere vuole il il vaccino, vaccino. ci vuole per forza. Quindi che messaggio vuoi lanciare tu ai giovani come te? Di seguire sempre i propri sogni, perché sono quelli che ci fanno andare avanti. E ci si arriva, se uno sa Se uno sognare ci vuole, si io arriva. ho detto poco fa Sì. com'è stato il tutto, quindi ho Come hai dovuto fatto, come abbandonare. hai deciso invece di fare Mister Italia? Mi sa, Ti è sì, capitato? mi hanno contattato se volevo partecipare a questo concorso, perché comunque è stata a tappe, ce ne sono state tante per arrivare poi lì. E ho detto vabbè, proviamo un'esperienza nuova, anche perché comunque mi piaceva la moda e robe varie. Dico vabbè, proviamo, vediamo un attimino Certo. come va. E diciamo che ogni tappo ho preso una fascia, è andata più che bene, quindi siamo arrivati lì. Quindi cos'era a regioni Sì, o si fa nei prima, locali? no, prima magari nelle varie città c'erano un Della po', Calabria. sì, della Calabria, poi
Poi alla fine c'è stata la finale nazionale, sempre, sì, vabbè, quella regionale. Di tutta la regione che racchiudeva tutti. È stata in Calabria, dove c'erano tutti i finalisti. Okay. Poi lì sono stato eletto Mister Calabria e sono andato a Fiuggi. Bravo. E con Mister Calabria cosa ti ha portato come lavoro? Mister Calabria, cosa diciamo, facevi, le serate? No, no, serate no, però ho fatto qualcosina a livello di immagine, robe varie, questo qua sì. Di però moda, serate, sì, foto, sì. Cose così? Serate no, però. Beh, sai, pian piano, le cose si fanno pian un piano. Un DJ, se è anche bello, aiuta, cioè, beh, sì, sì. Un DJ brutto proprio non ci sta, non no, Dio, mano, io ne conosco, anche il mio caro amico, che sì. Hai conosciuto anche te, che suona Ibiza, però... È brutto, sì. Non... Oh, questo è brutto veramente. Sì. Quando, se uno ha la fortuna di essere bello... Sì. Ciao, Eleonor, non ti avevo neanche visto. Ciao, amore. È tanta tra poco roba, arriva, certo. Tra poco arriva, l'aspettate tutti. Ma lei rimarrà con noi tanto, mangerà anche con noi, mangiamo i bolliti. Ne abbiamo di cose da fare tante. E quindi, sì, com'è avere 29 anni oggi? Ti può sembrare una domanda strana, però sai, parlavamo prima con Amerigo degli anni Ottanta. Sai, gli anni Ottanta sono state la libertà assoluta. Sì, io diciamo che sono del 92, quindi comunque crescendo in quegli anni sono totalmente diversi. Ero piccolino, ma mi ricordo tantissime cose. Ora è cambiato tutto. Cioè, noi non avevamo i cellulari. Ecco, volevo arrivare a questo qui. Infatti io con i miei amici passavano da casa a chiamarmi, uscivamo, oppure ci ritrovavamo in un punto, tornavamo a casa magari sbucciati. Perché certo, ora certo. Non esiste più questo. Non esiste. Tutti i bambini col cellulare in mano. E cioè, secondo te cosa vi ha tolto questo? Io ho avuto la fortuna di poter provare quella sensazione, quindi sono a casa sbucciato. I ragazzi di oggi giustamente non possono provarlo e si perdono tanto. Non giocano. Non giocano, stanno sempre incollati al... Sai, adesso tu hai detto una grande verità, cioè giocando, facendosi anche male, cadendo, però si facevano anche le amicizie, si nascevano amicizie belle, importanti. Ora, adesso come si fa? Adesso è tutto virtuale. Tutto virtuale. Lei è la tua ragazza? Sì. Quella bella ragazza? Lei non è virtuale, lei come l'hai conosciuta? Lei l'ho conosciuta di persona. Non sui social, vedi? Quindi spiega ai ragazzi come si fa. Bisogna tornare. Che non lo sanno più loro. Bisogna tornare ai tempi di una volta. La ragazza la cercano su Instagram. Ecco, quando si vede una bella ragazza in un locale dove si trova, se piace, andare... Certo. Certo. Funziona, no? Sì che funziona. Cioè, non è da alieni, ragazzi. Ma di dov'è la tua ragazza? Della Calabria. Calabrese anche sì, lei? Sì, sì, sì. Moglie boy dei paesi tuoi? È tanto carina, tanto. Sì. Comunque, sai, adesso io, lavorando anche in gintoneria da Davide, io parlo con tutti i ragazzini di 20 anni, 25, che mi chiedono, no, ma Stefi, mi piace, però, sai, no, ma l'ho guardata su Instagram... Cioè, ti piace, la guardi su Instagram? Poi arrivi di persona, non è lei. Esattamente. Bravo, non è lei. Bravo. Ci sono sì. Dei tarocchi che... Allora, su Instagram sono tutte belle, tutte. Poi quando le trovate lì... Aiuto. Chi è? Chi sei, scusa? Boh. È un po' come quelli, se alcuni ragazzi mi dicono, l'ho conosciuto in discoteca, sì, bellissimo, una figa paura, Stefi. Sì. Poi mi sono svegliato la mattina e ho pensato, Dio, chi è? Si era tolto tutti i pezzi e non era più lei. C'è anche quello. Sì, però certo. Conoscendola di persona è più difficile prendere. Ad esempio, la ragazza di Francesco è praticamente struccata, jeans, scarpe da tennis, è una bellissima semplice ragazza. Semplice come piace a me. Giusto, hai ragione. Hai ragione. La semplicità è il primo posto. Tu proprio. Sei un bellissimo ragazzo, ma sei un ragazzo semplice. Ma tu sei gelosa di lui in discoteca? Un po'. Ma viene con te? No, perché comunque lei studia, sta giù. Brava. Quindi va un po'. Sì, ma non. Guarda, io credo che la gelosia sia, un sentimento purtroppo che se esiste è difficile frenarlo, però penso che le corna uno le possa fare anche la mattina quando va dal fornaio, non c'è bisogno. Io credo che tu lì sia talmente preso che... Perché comunque, se vai a fare quello, devi fare quello. E poi avendo Fabrizio di fianco, auguri. Devi guardare lui, i piatti e tutto il resto. Quindi ne hai da guardare, vero?
Sì, perché... Quindi a Milano come ti trovi? No, cioè, Milano... Adesso sei a Como, sì, però... io sono andato dritto lì perché comunque è ho detto... più tranquillo. Sì, perché comunque anche c'era la Svizzera vicino, dico, inizio a lavorare lì. Ma poi... lavorativamente Milano com'è secondo te? Lavorativamente... Arrivando dalla Calabria credo che sia un bel... Sì, di sicuro, anche perché io sono andato direttamente in Svizzera, quindi c'è stato in Svizzera un cambio... dove eri? A Lugano? Sì, più o meno, Lugano nord. Quindi, sempre quella zona lì. La Svizzera ti piace? Sì, sì. Allora, la Svizzera io l'ho sempre amata, sì, vedendola solo nelle foto. Sì. Poi ho avuto la fortuna di andarci. Ami più i posti tranquilli? Io sì. Per questo però sono ci andata sta a Como con il lavoro che Como fai. È molto sì, tranquillo. Conosco, non è come Milano che comunque è troppo caotico. Mi piace tantissimo Milano, però starci... Diciamo che sai, per uno come te che lavora in discoteca, magari quando non lavora... un po' di calma ci vuole. Ma della discoteca ti piace tutto, della discoteca di oggi, o cambieresti qualcosa? Se tu avessi un locale. Io cambierei un po' la musica. Sì. Ci sono delle musiche che non... però comunque sono gusti e quindi ci sta. No, però comunque la discoteca sia prima che ora sono sempre uguali, a mio parere. Sì. Sì, sì, solo l'unica cosa è che comunque ora sono al 50% e questo Covid, ma del resto per me... va bene così. Va bene. Ti sì, piacerebbe sì, avere un locale? Perché no? Perché no? È nei poi piani? Che ho già capito che tu hai tanti piani. Eh? Tanti. Bravo. Quindi... beh, è detto giusto per venire tanti. Cioè, è forte. Bellissimo. Comunque, è quando bello. Quando ma vedere un ragazzo che ha dei sogni, ragazzi, ma è una roba stupenda, eh? Ci sono dei ragazzi adesso che a 40 anni ancora studiano e non sa, studiano, fanno finta, insomma, hanno un libro, diciamo. Mi sono allontanato tanto da casa per arrivare... a inseguire i miei sogni. Ma i tuoi genitori sono in Calabria? No, mia madre è salita qui. Ah, è qui con sì, te? Sì, è venuta qui con me. Bene. Trasferita qui e così almeno siamo tutti qua. Quindi non hai neanche quella cosa di dire... No, no, vabbè, comunque sono sempre stata abituata ad andare, quindi... Sì. Però comunque qui... È contenta del lavoro che sì, fai? Sì, sì, sì. Lei, cioè, la mamma ha detto, insegui i tuoi sogni, lei mi ha sempre appoggiato su bene, tutto, qualsiasi brava, cosa ha fatto. Sì, giusto. Sì, sì. Qualsiasi giusto cosa. Quindi niente, noi aspettavamo un collegamento di Fabri, ma Fabri a quest'ora... Fabri Massimo si vede male il televisore. Fabri qua, spunta o la notte, l'altra volta si è collegato alle 3:30 di notte, oppure vabbè, comunque ti perdoniamo. Penso che venga ospite lunedì prossimo. Ah, sì. Quindi mi ha detto che viene. Se viene vuoi venire anche tu, perché vieni, no, sei il benvenuto. Sì, ok? Poi mi dirai però che tipo di musica fai tu. Diciamo più commerciale, quella che si sente più in discoteca, non no, musica magari pop, techno, così, ecco, più commerciale, house, male, roba, meno sì, male. Sì, 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 a me piace. Io più non quella sono da techno, non mi piace. Io nemmeno. Ecco, meno quello, male. Quello che dicevo prima comunque sono gusti. Certo. A me piace questa, comunque io dagli anni 90 ho quelli, beh, il Mago Gigi, l'Agostino, quei Ponte, remix lì sono tanta roba, c'è sono d'accordo. C'è nulla da fare. E magari giovedì vengo a Peschiera. Sì, sì, che vengo, così vi faccio un video lì e poi lo mandiamo in onda qua quando venite qua, ok? Mi ha fatto tanto piacere conoscerti. Anche a me, grazie. Seguitelo su Instagram che ho visto che è fortissimo, ha tanti follower, seguitelo perché merita, a parte che è un bel ragazzo, ma insomma così sapete anche le cose, le tappe di Fabrizio insieme a lui. Sì, sì. Mandiamo un altro video, in chiusura quello che vuoi dire, prego. Seguite sempre i vostri sogni. Bravo, grande. Sei un bel ragazzo e tanto carino, avrai tanta fortuna. Grazie. Mandiamo un altro video e poi torniamo in diretta con Eleanor. Ristorante dove noi veniamo da oltre 40 anni? Oltre 40 anni. Io 50, sicuro. Un'istituzione a Bologna, ristorante al Bitone, numero uno. Adesso state lì che noi vi facciamo vedere man mano cosa arriva. Fate i bravi, eh? Che l'Antonella è famelica. Beffi è brava, lei avrebbe voluto le lasagne, però poi cosa, per cosa hai optato? Addirittura. Tortellini per... Goccia d'oro. Ragazzi, i tortellini goccia d'oro esistono solo qui, eh? È un segreto proprio di questo posto. State lì, collegati. Cin, questo è un...
un vinello che piace molto a Beffi, Conte della Vipera. Lei, quando c'era ancora la Malmesona, Davide diceva: ma una viperetta, eh? La berrei una viperetta. Dopo vi faccio vedere i dolci anche. L'Antonella sta aspettando quello. Ha già letto tutto. È stata la prima cosa che ho guardato. Esatto. Mi sono informata. Queste sono le streghe. Quelli ragnetti. Ragnetto, questo quando ero bimba io. C'era questo? Ragnetto. No. Niente, scusa. Tranquillo, niente. No, tranquillo, è successo niente. Scusi. Ma di cosa, figura? Scusi per... Assolutamente niente. Tranquillo. Scusate. No, siamo qua perché se no lo rifà. Lo rifà l'altro. Vabbè. Cioè, lui non sa che ha a che fare con una videomaker. Scusate ragazzi, comunque mi piace da morire sta cosa, cioè adesso che ho scoperto che viene così bene mi piace da morire. Hashtag noi creiamo dipendenza diventerà straricca, solo che devo fare anche così ragazzi, cioè devo darci dentro di brutto, devo fare di qua e di là. Di qua e di là. E sta su The Dos. Guardate qua, cioè adesso ditemi voi, c'è una videomaker più videomaker di me, c'è un assistente che non riprende niente, Beffi che vuole mangiare e io riprendo tutto. Abbiamo sempre le stesse cose, uguali. Tante volte postiamo delle cose anche a distanza di poco, una mattina ho messo una visita. Comunque ci vediamo dopo quando arrivano. Beh, a vedere quei tortellini, insomma, sto aspettando i bolliti. Però adesso abbiamo una persona a cui noi vogliamo tanto bene, Lenoir Ferruzzi. Benvenuta. Grazie, io voglio molto 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 bene a voi. Grazie. Tu sei, sai che è nato un feeling a cena? Sì. Grazie a Giacomo Urtis, che fra l'altro non so, adesso vorrei capire, poi Massimo appena puoi se vieni e ci metti qua un po' più avanti la televisione che vogliamo vedere se Giacomo è già entrato, così commentiamo un po' il GF. Senti una cosa, ma a te non hanno mai chiesto di fare un reality? Ma guarda, io dove, cioè, al GF era uscita la notizia. Infatti l'avevo letta anch'io. Sono uscite un sacco di notizie sulle testate giornalistiche, anche importanti comunque, e poi qualcosa è andato storto. Non si capisce mai bene quel qualcosa cosa sia, in da effetti. Da chi è arrivata la spinta, da chi l'ha spinta. Da chi si è, ovviamente, sì. Quindi non c'è stato. E quindi poi non c'è stato. Ma ti piacerebbe? Sì, l'avrei fatto volentieri, perché comunque è una bella esperienza. Certo, ma ti piacerebbe più il GF o una cosa estrema? Sicuramente il GF, perché sull'isola, tipo l'isola dei famosi, io non ce la farei. No? Non ce la farei perché io non riesco a stare senza parrucchiere, senza estetista, non è l'equità pazza. Hai ragione, guarda. Non ce la fa. Sì. L'isola stare è... lì è tutta dimessa, non ci riesco. Lì veramente arrivano tutte fighe, poi dopo una settimana. Sì. Ma anche dopo tre ore. Anche una settimana, appena arrivano sono tutte smontate. Perché lo saremo chiunque. Ovvio, anche lì, anche dopo tre ore diventi praticamente. Io ricordo Belen che... insomma anche lei aveva avuto un tracollo mica da poco, ed è Belen, figuriamoci, insomma, noi comuni mortali. Quindi non c'è stato il GF, vabbè, non c'è stato, non è detto però, non è detto, sì, sicuramente potrebbe succedere, sì, anche, ma secondo me guarda che anche in questa edizione potrebbe succedere, può essere, perché sì. Andrà avanti fino a marzo, sì questo lo so. Quindi è un sequestro di persone, sono sei mesi, quant'è? Sono tanti. Guarda, scusa, chi c'è. No. Ecco. E cosa c'entra? È entrata anche lei? Cioè, hanno rimesso dentro la De Blanc? O no. Proprio per prendere tutti, comunque, dai. O è andata a un ti confronto prego. Con qualcuno? Non... Ah, ecco, sì. Sì. Il mio
il microfono, dove è andato? Dove è andato il mio microfono? Ah, ma me le... Ma io mi ero tolto il microfono. Ma io sono ubriaca, sai tu? Io sono ubriaca senza bere. Mi sono tolto il microfono. Chissà dove andavo. Andavo a casa. Hanno messo anche la De Blanc? Oh, tirano su proprio tutto queste qua, eh? Tutti tirano su. E quindi, Giacomo, quando l'hai sentito? Io l'ho sentito ieri l'altro. Sì, anch'io. L'altro ieri era contento. Poi, dai, noi conosciamo Giacomo. Sì, noi non, sì. Noi conosciamo lui. Conosciamo anche il tuo suo, tutta la spettacolarizzazione, però conosciamo lui, la persona lui. Che è una persona... straordinaria. Con un cuore grande come una casa, Giacomo, sì. A me pensa, dell'edizione scorsa, quando già c'era lui, mi era piaciuto tantissimo quando è entrato il papà. Molto, sì. Mi ha commosso, sarà che sì. Ah, così, ok. Il papà che noi conosciamo bene, anche la mamma, però sì. La mamma ha un carattere più duro. Il papà è lì abbiamo visto proprio papà. Poi lui, diciamo che la figura del padre per lui è molto... Sì. Gli mette molto in soggezione. Sì, sì. Lo dice lui, Giacomo, sì. È vero. Lui ha questo rispetto, per carità, del padre che tutti dovrebbero avere in effetti. Però lui più di altri. Però lui è molto, sì, ha questa sorta di soggezione. È vero, è vero. Lui ha questa cosa, lui fa le cose per compiacere al papà. Sì, lui vuole, sì. Siamo che sfortunati, lui in realtà, però noi. Io volevo vedere qualcuno. No, dobbiamo vederlo. Che prova tu, Anto, un attimo a muovere l'antenna, perché magari è solo... Io vorrei vedere qualcosina lì, eh. Dobbiamo vedere. Dai. E senti, allora raccontami un po' la tua storia, che secondo me non è che sappiamo molto di te. Dove sei nata tu innanzitutto? Allora, innanzitutto io sono nata sul lago. Lago quale? Lago Maggiore, a Laveno. Che bello. Sì, un posto molto carino, sì. I miei vivono lì, io ho vissuto lì per un certo periodo di tempo e poi sono venuta a Milano da sola. A studiare inizialmente e poi vabbè ho terminato gli studi e poi ho fatto tutt'altro. E come viene questa passione tua per le serate, per questo personaggio perché fantastico? Perché ho sempre lavorato nell'ambito notturno, comunque artistico, e di conseguenza poi mi piaceva, perché parliamo comunque degli anni 80-90 che non erano belli. Sicuramente questi anni. E che belli anni. Erano degli anni stupendi, ma erano degli anni stupendi per la gente, per la musica, per qualsiasi cosa. Cioè, che meraviglia, il Nuova Idea. Tu, la Nuova Idea, che poi per carità c'è ancora, ma non è più ovviamente la stessa cosa. Ma è la gente, cosa. Hai ragione. Sì, non sono i locali, sono le persone. Il cambio generazionale non ha giovato assolutamente. No. Cosa rimpiangi tu di quegli anni? Rimpiango... La semplicità delle persone. La genuinità e l'essere liberi, perché erano molto più liberi di ora. Io lo dico sempre, è vero? Sì, era molto più liberi di ora. Io facevo degli spettacoli in certi locali anche molto conosciuti che ora non si possono fare più, assolutamente. Ma se tu pensi anche solo i testi delle canzoni, adesso sì. Li bocciano tutti a Sanremo perché magari c'è una parolina, c'è una cosa. Cioè, allora era tutto libero, ma come mai andiamo indietro? Per quale motivo? Dica. Dimmi. Il mio? Dove lo metto? E se no lo cambio, chi ce l'ha l'altro? Se no vuoi che uso il gelato? No, adesso. Ok. Io credo che comunque anche l'avvento di internet sia stato positivo per tantissime cose, lo è, però ha rovinato molto i rapporti. Molto, molto. Moltissimo. E Anto, chiama tu Fabri perché non posso sentire l'audio. Ha rovinato molto i rapporti, ha rovinato la convivialità. Ma secondo te, che tu sei una madrina, no? Di tutte quelle persone che si sentono la parte debole, che io dico sempre, correggimi se sbaglio, che si ghettizzano da sole.
molte persone si autoghettizzano. Perché sì. Io non vedo la cosa di definire le persone in base ai gusti sessuali. Eppure c'è questa sorta di autoghettizzazione proprio nella comunità. È vero, ma perché? Ma perché non capite che siete liberi nel momento in cui lo siete di ma testa? Ma perché c'è una forma di insicurezza molto grande, che però, devo dire, non è nemmeno colpa loro, perché questa forma di insicurezza la crea molto il sociale. Sì. Capisci? Quindi... Ma tu, per esempio, che problemi hai incontrato, se ne hai incontrati? Cioè, quando Ma tu guarda, hai deciso di essere... Io di problemi ne ho sempre incontrati e tuttora ne incontro molti. Ma io ho sempre avuto una grande forza. Una grande personalità. Sì, e a me delle persone non me ne è mai importato nulla. Brava. Quindi il giudizio, il puntare il dito, la cosa... Tanto non mi danno da mangiare loro. Ti rendono più forte. Sì. Ma sai, io lo dico, anch'io dico, se una persona giudica me o punta il dito su di me, vuol dire che io esisto. Quindi va preso come un merito. Sì, sì, è quasi una sorta di complimento. È vero, perché quando tu non esisti non ti guarda mica nessuno. Anche questi fantomatici haters che ci sono su Instagram, lo fai meglio di me. Sì. E questi haters poi fondamentalmente sono i primi fan. Esatto. Sono persone che vivono di noi. Sì, e svolgono un'azione di pierraggio, di... molto più forte rispetto ai lovers, capito? È vero, è vero. Perché se io penso a come sono io, se una persona non piace, io non la guardo. Cioè, non perdo tempo. Non la seguo, io chi guardo, io guardo perché mi piacciono. E non perderei tempo. Cioè, io Eleonore la guardavo già prima di conoscerla, perché è una persona che a me è sempre piaciuta. Mi piace la sua libertà. A me piacciono le persone libere. Io dico sempre, uno si vuole vestire da cavallo, da dromedario, da ma fate quello che volete. Ma però a me fa pena la persona che cerca il compiacimento. Ecco, mi dispiace. Cerca il compiacimento perché c'è questa sorta di binarismo che si devono comunque allineare. Sì, allineare a questa forma sociale. Presunta che esiste, perché è presunta. È presunta, certo, certo. Perché? Quindi tu adesso dici di ostacoli ne incontri, te ne freghi, giustamente. Ma anche perché tu fai caso ovviamente alla faccia delle persone che perde il tempo, no? Poi sono anche molto conosciuta. Cioè, però... mi sono resa conto quando ho postato che eri qua, lo sapevo già, però che sei, ma non amata di più. Ma proprio è una cosa che mi fa molto amatissima, amatissima. Una cosa che a me ha dato tanto fastidio è quando tu sei stata tanto male, poi chiudiamo la parentesi, perché non ne voglio parlare, di qualcuno che ha messo... Sì? Di qualcuno che mise in dubbio la tua malattia. Ma questo qualcuno è stato ampiamente correlato. È stato una cosa di una... Perché, ragazzi, io vi dico sempre... Si può scherzare su tutto, si può ironizzare su tutto, ma su questo no. Anche perché questa persona asseriva di avermi vista mentre io ero in coma con due tubi in gola. Pazzesco, cioè, pazzesco. E stavo rischiando la vita proprio in quel momento. Pazzesco. E questo per apparire e per attirare quell'interesse sui social. È vergognoso, vabbè, andiamo oltre. E sì, comunque io querelo, certo, fai bene. Non me ne frega niente. Però mi sono resa conto davvero che tu sei una persona amatissima, ma come poche persone, perché non è che essere famoso vuol dire essere amati, cioè essere famoso ti tira tante cose nel bene e nel male. È vero. E ti saluta anche Davide della Gintoneria, che ti sta grazie, guardando, saluto, che è un altro tuo grande fan. Un altro tuo grande fan, faremo una cena lì quando vuoi. Sì. E quindi tu fai le serate e sei amatissima. Io vado ospite nei locali ovviamente prettamente gay, LGBT, friends e quant'altro. E è una cosa che mi piace molto perché poi io canto. Sì, ho visto nei tuoi video. Ora non riuscivo
a cantare perché dopo quello che ho subito, quindi la voce era molto bassa. Ti è tornata perfetta. È tornata quasi perfetta, però sì, a me piace molto cantare, insomma, mi piace fare. Anche tante a me piace, cose. Ma sono stonata come un. Però poi io non invidio nessuno, solo chi canta. Poi io, sai, forse lo sai, che io ho questa passione per la Carrà. Sì, sempre, sì, sì. E quindi canto spesso i suoi pezzi, canto spesso i pezzi di Dalida. Bellissimi. Che Dalida purtroppo stupende. È molto di nicchia, in pochi, soprattutto questa generazione non conosce. Non sanno proprio chi sia. No, è vero. No, 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 no. Non sanno Dalida, non sanno Aznavour, non sanno. No, vabbè, Aznavour è proprio quello, poi è proprio nebbia completa. Veramente, veramente. No, Dalida è straordinario, ho visto anche quando hanno fatto tra il film. Mi pare. Tornando al discorso di Raffaella, che Vanna andò da Raffaella. Sì, 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 mi ricordo. Sì. Lei l'ha conosciuta, dove è andata? Lì. L'ha conosciuta molto bene, in più occasioni, poi è stata ospite, è stata sul Toro. Sì, ti sì, ricordi sì, quando sì, lei sì, faceva sì, andare? E fu lì, dunque, quando andasti lì conoscevi Francesco da poco, giusto? Questo viene a raccontarlo. Beh, la Carrà è... Pensa che io stessa, che so tutto della Carrà, certo. Però... Quando è venuta a mancare mi sono messa ad ascoltarla tanto e ho scoperto delle canzoni che non conoscevo. Che non, perché ha un grande bellissime, repertorio. Bellissime, ma bellissime, bellissime, che non conoscevo davvero. Dicevamo dalla Carrà? Sì, sì. Che tu, lei è una grande estimatrice, sì, della Carrà. Sì, mi ricordo di te che tu andasti proprio invitata. Sul Toro? No, ma io la Carrà la conoscevo prima di quando ho conosciuto, certo, Francesco, però... conobbi Francesco e due giorni dopo andai ospite dalla Carrà e lui rimase sconvolto vedendomi in televisione perché non sapeva chi ero io. Lui non l'ha mai saputo, cioè praticamente sì, quando sì, io sì, l'ho conosciuto sì, sì. Lui non sapeva. Beh, che si io... può dire che il loro amore è nato grazie al fatto che Francesco non vedeva la televisione, sì. Perché lui dice sempre che se avesse saputo chi lei era, certo. Sì. Si sarebbe spaventato, perché le persone vanno conosciute. Ovvio, no? Che vanno conosciute. Quindi, ma sai, c'è sempre quel primo impatto che per una sì. persona che va oltre è una roba straordinaria, su molte persone invece è come una porta chiusa. Ma quelli no? che vanno oltre sono veramente in pochi. Pochissimi. Pochissimi, pochissimi. Sono rari. E poi chi lo fa ovviamente te lo ritrovi nella vita. Sempre. Possono passare i decenni, poi ma sì, c'è. Sì, poi te lo ritrovi. Certo. Ma tu Giacomo, per esempio, da quanti anni lo conosci? Lo conosco veramente da non tantissimo, però adesso non ti so quantificare quanti anni sono, però da un po'. Però è un rapporto talmente intenso che abbiamo. Sì, beh, ma Giacomo è e così. E quindi mi sembra di conoscerlo da una vita. È vero. Anch'io ho avuto, magari stiamo anche 6 mesi senza vederci, però... Poi passiamo una notte intera al telefono, esempio. Sì, sì, sì. Oh, perché Giacomo è così, una sì, persona... Sì, sì. Ecco, anche lui, vedi, lui è tanto conosciuto, è tanto famoso, ma sono poche le persone che hanno il privilegio di conoscerlo realmente. Sì. Quindi alcuni ancora non l'hanno capito. Quando lui è stato l'anno scorso al GF, alla fine... Lui doveva rimanere quando è uscito, perché lì stava cominciando a uscire a quello che veramente il suo vero personaggio, sì, sì, è sì, vero. Sì. Perché poi lui non è una persona che ama le zizzanie, ama no, le cose, no. Lui è molto solare, non gli piace niente sì. di parlare male. Lui non l'ho mai sentito, io, esatto, è vero. Io non l'ho mai sentito parlare mai, male mai, di nessuno, mai, cosa verissimo. Che è rarissima. Io credo che non faccia parte di questo mondo. No, no, è vero. No, lui è vero, quando... Per dire io che magari sono più cattivina e ogni tanto una cosina mi esce e dice ma no amore no. Che peccato. Ma no, io ne dico non di è, non vabbè, riuscendo a vedere stesso, se è entrato, se è non è entrato, certo. Non lo sappiamo. Lo vedremo. Ma sicuramente sarà entrato ora, credo. Io ne scrivo di ogni, io tutto quello che ho in mente devo scrivere. Ma guarda, a proposito di quella cosa, di quel gesto dei fiori, sì. Vedi l'ipocrisia però della gente? La cattiveria della gente, sì. L'ignoranza attaccare della gente. Attaccare me? Sì. Io l'ho trovato un gesto ignobile. Orrendo. Orribile. Ti ha appoggiato Sabrina Ferilli, ti hanno appoggiato tutti. Tutti.
Lady Gaga. Ah, ho capito. Beh, Sabrina, io la adoro perché grazie a lei ho scoperto l'Albania, quindi la amo. Straordinaria. È una, a parte bellissima, sì, ma è una donna meravigliosa. E poi una brava attrice. Bravissima. Io ho seguito tutte le fiction che ha fatto lei. Tutte. Anch'io, tutte. E se le rifanno le riguardo. Anch'io le replico. E pensa che io ho sempre detto, ma questo, guardi, i miei amici lo possono dire, io ho sempre detto, se mi piacessero le donne o se io fossi un uomo, lei sarebbe il mio ideale, sì, sì, di donna. Sì, perché sì, è stupenda, io la trovo stupenda. Certo. Sexy, bella, buona, ha tutte le cose belle. E questo gesto di Lady Gaga per me è stata una roba. Poi mi è stato detto, cioè, ma è un lei gesto lo fa consueto. Beh, allora un gesto consueto, bello schifo. È maleducata più volte. È maleducata. Ma poi gettare i fiori in quel modo. Con schifo. Con schifo, come dire, ma tenetevi voi, cioè, questi io fiori. Per esempio, quando mi regalano i fiori, lo faccio anche vedere, io, vabbè, in casa non è che amo tantissimo i fiori, io amo le piante, però tutti i fiori che mi regalano io li porto alla Madonnina del Viandante, che è a Greco, sempre. Perché fare un gesto così? Cioè, buttare per regalali, terra. Ti giri, un fan te li regalali a un altro fan. Noi fan li raccogliamo. Beh, tu, io ho visto solo i cani, vedi, raccogliere le cose da terra. Infatti ho letto il post che tu hai messo. Dai, no. Non si può però, ecco, questa è una cosa da ignoranti secondo me, accettare tutto di una persona, no, che piace. Non è, no, perché... Cioè, non riconoscere che poi è un gesto brutto. Orrendo, orrendo. Poi io la stimo come artista, come cantante, per carità. Io neanche quello, però, vabbè, sono gusti. Per carità, okay. A me non fa impazzire, ma non... Però quel gesto era veramente... No, orrendo. Cioè, fuori luogo. Io non... Io per esempio, vedi che ho avuto, siccome a giorni uscirà il film suo con il mio grande amore, io ho avuto il piacere di conoscere Al Pacino e... Per me è stato... Sai che avevo paura? Perché io amo Al Pacino da quando avevo 8-10 anni, ero una bimba e io già ero innamorata follemente di Al Pacino. Quindi, sai, mi si presenta l'occasione di poterlo incontrare, avevo paura di deludere un mio sogno. Poi lei sogno. Ha fatto questo film e secondo me doveva essere interpretato comunque da un'attrice italiana, perché la storia di quella famiglia è una famiglia italiana. Sì. Però le assomiglia. Sì, le assomiglia. Sai che noi l'hanno fatta... Sì, noi l'abbiamo conosciuta in carcere, a San Vittore, sì, la Reggiani. L'hanno fatta identica. E vabbè, poi lì, nel film lei la fa giovane, io ovviamente. Io conosco Patrizia. Assomiglia. Sì, vero? È vero che gli assomiglia. Però, non lo so, il film lo vedremo, io non vedo l'ora, ma... magari è stata anche brava, questo non lo so. Sì, per carità, potrebbe. Una anche... cosa che ha detto la Reggiani, trovo giusto, che secondo me andava sentita lei. Certo. Lei andava sentita. Andava sentita, perché voglio dire, tu fai una storia. La storia è sua. È sua, è vero, di dominio pubblico, però una chiamata la vuoi fare. Sì, sì. Io fossi stata... Non ha voluto incontrarla, no, lei. Fossi stata Lady Gaga, io avrei voluto incontrarla, perché questo ci insegnano i grandi attori. Cioè, io ricordo quando De Niro fece quel film del Pugile, sì, lui ha fatto adesso mi viene, lui ha fatto il Pugile per un anno ha frequentato le palestre. Beh, sì, è un training che De Niro ha fatto Taxi Driver, ha fatto il tassista veramente. Vero, vero. Cioè, questo è essere un artista, fai un film sulla Gucci, insomma, io l'avrei incontrata. Oh, ma come minimo. Poi dice, cioè... no, ma è stato il regista. Io non lo so chi è stato, però è stata una scelta non azzeccata, secondo Anche me. Anche quell'altra attrice, che ora mi sfugge il nome, che è bellissima, che ha fatto il film Monster, che è ingrassata tantissimo per quel film. Charlize Theron. Sì, sì, che è ha fatto, stata bravissima. Si è sconvolta per far che lei è meravigliosa, sì, è vero. Però lì ha dovuto ovviamente imbruttirsi, ingrassare, certo, di 30 e passa chili. Quello vuol dire quello essere è un grande dell'attore. Attore. È certo. Che ha un nome questa cosa, adesso non mi viene. Questa accademia che studia, cioè che devi entrare il nel personaggio. Che credo. Brava, quello. Esatto, che non mi veniva. E quindi, insomma, sì, un'altra pecca, dai. Poi di buono cosa le lasciamo? Ma quasi niente. Ma pensa che lei è stata insignita anche di un titolo dalla regina? Sì, certo. Che non mi ricordo, adesso. Strana, un uomo viene fatto Lord, lei una comunque, donna. Comunque, vedi? No.
È stata insignita, ecco, nella di vita quando diciamo la fortuna. Perché quella è la fortuna, ecco, quella è fortuna. Questo è cubo. Io, perché non, dai. Non sono qualità. Io credo che Madonna sia un'altra cosa. Detto completamente. Dai, su. Completamente. Cioè, Madonna ha fatto sognare generazioni un'epoca. Di generazioni, una grande, la numero uno nel mondo. Sì, ma sì, è sì, lei, non dimentichiamo, sì, non sì, scherziamo. Sì, come lo era Michael. Come lo era Michael Jackson, che non ce n'è mai stato più nessuno, ma no, ma no. Però, poi vabbè, vengono le seconde, le cioè, terze. Cioè io ho detto educatamente praticamente che questo gesto a me non era piaciuto, mi hanno augurato la morte. Ma chi, sì, scusa? No, è ma vero. Veramente? Io l'ho seguita tanto, l'ho commentata anch'io, ma hanno scritto anche a me di tutto perché avevo scritto, sì. Ma la io poi rispondevo, mandata a lavorare, che ora. Però una cosa giusta l'ha detta la Ferilli, ha detto se lei fosse stata italiana l'avrebbero crocifissa. È vero, se avesse fatto quel gesto un'italiana l'avrebbero crocifissa, certo. Perché io ho visto gente per molto meno, cioè anche al GF per delle cazzate a volte, sì. Sono state crocifisse delle persone veramente. Ma sai cosa, l'italiano ha questo brutto vizio, tu fai una cosa, paghi per una cosa che hai fatto, sì, ma non sarai mai assolto, no, perché mai. Tu sei sempre, cioè, esatto. Tu devi scontare tutta la vita. Tutta la vita. Oh, grande Giacomo! Guarda che bella giacca. Bello che come ha. Il sole, bellissimo, bello, giubbotto. Sì. Finalmente si è tolto il ciuffo, che non mi piace con quel ciuffo. No, a così me non gli si vede la faccia. Così, così stupendo. Beh, lui è bellissimo. È bello, sì. Lui è un ragazzo stupendo, bellissimo. Guarda come magro. Bello. Ecco. No. E comunque sì, è vero, l'italiano, guarda, parlavamo, l'italiano tende sempre a farti rivivere tutto. Io ho un mio caro amico su Instagram, non ci siamo mai conosciuti, penso, un giornalista che lavorava a Miami, adesso a New York, dove dovevamo andare, poi sai adesso con sto Covid, chi si azzarda ad andare a New York, ma lo conoscerai anche te perché è una persona straordinaria. E l'abbiamo avuto in collegamento un paio di lunedì fa, lui diceva esattamente questo, diceva vedi l'America... È un paese straordinario, perché l'America, tu fai uno sbaglio, paghi, basta, chiuso, nessuno ne parla più, tu torni in tutto il bel mondo, ma ritorni dove eri, qua è a vita, qua è a qui vita. È un ergastolo bianco, sì, a vita, è la verità. Ed è vergognoso, io spero davvero un giorno di poter avere voce su questo, perché con me anche Fabrizio, come tanti altri, tante persone. E basta. Basta, ma pensiamo a chi. Io adesso sono curiosa e voglio vedere cosa succederà a quel ginecologo. Niente. Tu hai seguito quella storia? Il ginecologo non gli fanno niente. Vagamente. No, io voglio fra vedere. Poco lo vedrai che fa l'attore. A parte fattore che adesso lui. Vi dico. Adesso lo vi dico. Chiameranno ospite in qualche programma. Sì, sicuramente. È perché hanno chiuso tanti salotti, sennò lui sarebbe già. Cioè, era già lì. Però vi posso dire anche una cosa, perché io ne voglio dire anche una alla mia maniera. So se tu sei d'accordo. Io andai da un ginecologo porco che avevo 16 anni e non è che fece niente di particolare, ma io mi accorsi subito che questo aveva un modo di visitare che era da porco, certo. Non da medico. Io sono uscita, l'ho detto a mia mamma, lei già lo voleva ammazzare, cosa... Comunque, chiuso, basta. Io un dermatologo, andai da questo dermatologo che effettivamente non fece nulla di così eclatante, però hai capito. Io avevo dei nei, tu non fai spogliare completamente una persona, anche le mutande, per se hai dei nei sulla schiena. No. E poi sai, comunque toccava in un certo modo. E quindi si capisce. Quando poi andai dalla segretaria, che ovviamente doveva effettuare il pagamento, dice sono 250 euro. Dico, guardi, penso che siamo a posto così. Il signore si è divertito. Sì. Basta. E lei disse, ma come? Dico, no, chiami. La signora dice che siete a posto. Sì, sì, la mandi pure via. Perché io gli avrei fatto un casino. E avresti fatto bene. Un casino. E avresti fatto bene. Guardalo là come bacia tutti, Giacomello! Beh, lì entra. Eccola. Sì. Ma mi togli una curiosità, perché la Marini si è messa alla venda? Perché dice che ha avuto un problema all'occhio. Che ha avuto con... Io lo trovo di cattivo gusto. Sì, cattivo gusto, perché c'è quella ragazza poverina che io lo trovo di cattivo gusto. Ha perso un occhio per quel bastardo. E comunque bastardo. Dicevo, sì. Io dicevo,
tornando al ginecologo, cioè, ma hanno dovuto visitare, quante donne ha visitato questo troppe. Prima che arrivasse una che parlava? Sì, perché le altre erano rincoglionite. Ma le altre, prima. Cioè, tu ti fai mettere un coso nel di dietro che ti e ti dice che ti deve bonificare e tu hai un cazzo di un marito a casa e non vai a casa e glielo dici, così il marito va e glielo spacca a lui il coso e lo bonifica al marito? No, dico scusa, ma sbaglio? Beh, ma potrebbe, forse qua gli poteva anche forse piacere. Forse gli faceva piacere, visto che aveva sta fissa qua, pensava solo a quello, evidentemente. Sì. Però dai, su, ma ste donne, ma parlate! Ma parlate! Anche queste sono altre cose che beh, non dai, se io vado da un ginecologo e dice, scusi, le devo mettere nel di dietro, no, un momento, cioè io sono qua per una visita ginecologica, il resto va tutto bene, ma grazie, perché, scusa, a casa tutti bene. Adesso vuol dire, dire anche un'altra cosa. Ma dai! Anche quando ci fu quello scandalo del regista... Uguale! Ma dopo 20 anni dopo! Ti anch'io l'ho detto, 20 anni dopo... Beh, ma che cazzo? Allora, no, se poi no ma l'hanno appoggiata tutti però, perché dice, no, ma sai, il trauma, il Ma il trauma di che? Scusami, dopo 20 anni ti ricordi? E poi magari se fosse andato bene qualche film, non era successo no, nulla. Niente. Abbiamo appena visto un film, non proprio era, così. Non sarebbe successo che nulla. Tu la fine l'hai dormita, ma sì, io l'ho visto tutto. È un film proprio con quell'attrice sì. lì, Charlize Theron, sì. che fa, è una storia vera, di quello americano che è stato... accusato sì. di aver molestato tutte le... parlano di Trump... No, che una di questa dice... Guarda, tu stavi dormendo, una di questa dice sì, perché ma questo colloquio lui si è tirato giù le braghe, ha detto proprio le braghe, piano, 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 l'ha preso fuori e mi ha detto bacialo. No, penso lo e io ho dovuto baciarglielo. Ho dovuto? Comunque, ah, sì. Ho dovuto? No, ho no, dovuto ho baciarglielo. Dovuto. È tutta... Avuto, è tanta dai. Roba, eh? Io se non voglio fare una cosa non la faccio. No, ma allora, rispetto per chi viene stuprato che è un'altra cosa. È un'altra cosa. Quella è un'altra cosa, perché ragazzi. Vieni presa con forza. Con la forza è una cosa, ma che uno, a parte che è un vecchiaccio, babbione, sì. lì, dai che un gli calcio, faceva sai dove ma sai perché? Perché lui le faceva andare in televisione. Beh, certo, beh, certo. Poi dopo se non andavano, allora sì. poi dopo venivano allora fuori dopo c'era la violenza, se, no, se il film non gli veniva dato, ma prima andava bene. Sì. Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. No, a me... No, ma baciamelo. Bacialo. Molto gentilmente gliel'ha detto. No, io ho visto quello dove lui diceva... spogliati, fammi vedere, no, tirati sulla gonna, sì. e questa si tira sulla, tirati giù le mutande, e si tira giù le mutande, sì. beh, insomma, ragazzi. Allora, ragazzi. O no? No, ma c'è cioè, qualcosa. A te, se uno ti dice, tirati giù le mutande, se ti piace, te le tiri ah, beh, giù. Ma magari non ce l'ho neanche sua. Giusto, è vero. Potrebbe anche essere proprio che manco così. Ce l'ho. Tornando a noi, io voglio vedere quel ginecologo lì, la storia come finisce. Ah, vedrai che va tutto a tarallucci e vino. Anche secondo me. Tutto a posto? Sì. Tutto a tarallucci e vino. Intanto c'è una di queste ragazze, donna, che è in tutte le televisioni Luni. Possibili sì, e immaginabili. Sì. Beh. Dai, si fa ma un po' di un soldini. Ma è un po' come quella questa, che dice che le hanno toccato. Certo. Sì, Quella che le hanno toccato il culo allo stadio. Oggi quello parlavano so, tutti di so quella. Niente di questa cosa. Che ha avuto un botto di follower ah, e, sì. e ah, già vedi? Hanno cominciato bello, a dire allora, che l'ha dai. Fatto per quello. Anche perché ti ha toccato uno che ti tocca il culo. So, non so, adesso cioè, per adesso carità, ma... il culo non si tocca, ci no, mancherebbe per altro. Per l'amor di però... Dio, ma non è che ti ma magari non c'era neanche no, spazio per morta, passare dai. E quello è passato. Non sei gli morta. Ha dato una manata, ma io mi ricordo a Padova, ti ricordi? Sì. Che io avevo quelle mie minigonne storiche e attraversavamo la piazza, sento arrivare un motorino, ma non ci faccio caso, arrivava un motorino. Poi questo dà una gran sgasata, mi dà una manata nel culo che mi ha fatto fare 8 metri in avanti. Non sono morta, non sono morta. Cioè l'avrei no. rincorso quello che vuoi, ma non sono morta. Sono altre le cose gravi. Sì. Ma quelle sono e poi da. Comunque... C'è sempre questa cosa dietro che tu pensi l'hanno fatto per. Adesso c'è questa cosa che vogliono fare anche se, cose orrende sui social, che fanno le cose, le litigate finte. Schifo. Ma secondo me è anche vero a volte. Dai, si vedono che alcune sono finte. Sono finte? Ma sì. Sarebbe come io e lei, no? Che per far crescere i follower
sì, iniziamo a litigare. No, ma per dire adesso. No, ma il fatto è che io e lei le facciamo bere, sì, però non le mettiamo sul social. Ma non le mettiamo, adesso però le metteremo. No, 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 cara, io ti picchierò in diretta, ma non esiste. Ma non esiste. Io adoro. Comunque ti rendi conto i nostri anni 80 e 90, la meraviglia? No, ma era quando eravamo, ed eravamo liberi, era questa la cosa, è questa la cosa. C'era proprio la libertà di tutto. Io mi ricordo, guarda, io andai la prima volta. E non succedevano tutte queste cose. Niente, non capitava mai niente di questo. Io andai la prima volta a Bologna, che tu conoscerai. Ma io andavo in giro tutta ingioiellata, a me non mi succede. Cioè, niente. Vai adesso. Io entrai al Kinky, avevo 14 anni, forse non ancora. Che era stupendo. Stupendo, uno dei locali più belli che io abbia mai visto, ma lo ricordo ancora, era grande così, ma era stupendo. Ma era stupendo. E vidi tutti questi uomini che si baciavano, ma per me fu una cosa talmente normale, te lo giuro, è stata una cosa così normale, che io non ho mai visto il male in questo. Certo. Adesso che fanno tutto sta roba, sì, che ne parlano, e il decreto, e il questo, sai quanti mi chiedono, chissà te in quanti ti chiedono sto DDL sì, Zan, sì, non è quella parlato. La libertà, non è quella la libertà, ragazzi. Allora, in primis, poi non so, io credo che tu la pensi come me, la libertà è nella testa. Assolutamente. Quella è la vera libertà, quella è la libertà. Allora, guardiamo lei, lei è la libertà. Lei è bella come il sole, coi suoi eccessi, ma questa è libertà, ma non c'è bisogno di andare su un carro, di andare su un sotto il Parlamento, sotto il Papa, in minigonna. Quelle per me sono le cose che fanno ottenere l'effetto contrario. Sono cose molto delicate che poi se le vai a toccare, apriti cielo. Poi ti faccio una domanda scomoda. Non per te è scomoda, per i pareri che sì. Poi... Tu sei d'accordo per il matrimonio, sei favorevole per il matrimonio gay? Sì, sì, sì. Per sì. L'unione o il matrimonio? Anche per il matrimonio, sì. Sì. Ma se l'unione avesse gli stessi diritti del matrimonio? No, assolutamente, cosa cambia? No, cambia sai nulla. Perché ti chiedo questo? Perché... Io sono contraria al matrimonio a prescindere. In generale, sì. Tra un dromedario, una scimmia, un cavallo, due formiche, un aeroplano, una macchina. Io sono contraria al matrimonio. Perché per me è la più grossa presa per il culo. Io sono contraria proprio agli uomini che non mi interessa. Sulla mi interessano solo i soldi. Brava. 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 Finalmente. Viva la libertà. Questa è la libertà. Questa è la libertà, ragazzi. Me ne frega degli uomini, sì. Quello che abbiamo sempre detto io e mia sì, mamma. Brava. Noi andiamo in televisione se ci pagano, se no stiamo a casa che stiamo bene. Ah, sicuro, se guarda. Se faresti il GF, certo, se mi sì, pagano. Dai, la cascina, come dici certo. Io sto a casa con il ecco, sono. Brava. E quindi, è questo che io volevo arrivare a dire, non che sono contro le unioni, assolutamente, però sono contro a questa spettacolarizzazione di un matrimonio tra due uomini o tra due donne. Io non sono d'accordo. Ma perché tu la vedi in una visione completamente normale. Io lo vedo normale. Però sono poche le persone che la vedono così. Io per esempio sono purtroppo, favorevolissima all'adozione. Sì, ma favorevolissima all'adozione non è così. Di due uomini che adottano un bambino o due donne che adottano un maschio. Ma assolutamente favorevole. Si vede? Ah. E, capito? Cioè sì. Per me non, la libertà è un'altra cosa. Io non devo andare lì a fare coi valletti, con le cose. No, 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 ma perché non mi piace neanche tra un uomo e una donna. Noi siamo state al boss delle cerimonie, che lo trovo stupendo il posto. Oh, mi è piaciuto da morire, mi è piaciuto da morire. È talmente kitsch che sì. Diventa stupendo. Sì. Beh, però, sì. È talmente una roba opulenta. Io volevo stare là, non avevo il tempo. Però per me vedere questi sposi con 600 invitati, per me è una roba assurda. C'è da morire. Da morire. Ma poi tutti i soldi buttati. Ma fate un bel viaggio. Allora, ma comprati una birra. Io non mi sposo. Comprati una birra. Due, tre birre, quindi di due colori diversi. Ma cosa me ne frega di un matrimonio che dura un giorno, sbatti no, via dice, un sacco il sogno, di soldi. No, dice il sogno di una vita. Veronica, spero che tu stia ascoltando. No, fatti comprare 5 birkin. Amore, io solo e ti birkin. Ama ancora di più. È vero?
Io ho purtroppo una pessima visione dell'universo maschile. Beh, oddio, siamo in due. Quindi a me non interessano. Siamo in due. Mi hanno creato solo grandi problemi. Tu sei stata innamorata, presumo. Sì, molto. Perché si arriva a questo, sì, dopo molto, tanto molto dolore. Molto, e tanto dolore, tanta sofferenza, e ripeto, non mi interessano. No? No. Oggi come oggi non ti innamoreresti più? L'hai mai più rivisto questa persona? Beh, forse più di uno che l'avrà fatto. No, è una in particolare. Sì. C'è il grande amore una è volta una in succede. Particolare. Sì. Avevo l'opportunità di rivederlo, sì, perché andai come madrina a un gay pride, appunto, a Matera, lo posso dire, perché è stato un gay pride stupendo. E lui mi chiamò e io non l'ho voluto vedere, perché è stato un grande amore, però sinceramente io perché devo rivedere una persona che nel frattempo ha due figli e una moglie? Cosa me ne frega? È perché il porco voleva la facciata. Allora, ma io mi metto nel letto due Birkin e sono più contenta. Stupende, meravigliose. Quattro tennis. Sono più anche felice. Perché la mattina ti svegli e sono sempre sono lì, belle e uguali. Controllo il saldo del conto in banca, amore, e basta. Io sono felice così. Ma hai ragione. Giusto. Ma oggi come oggi, secondo te, ti può ricapitare di innamorarti? È molto difficile. Difficile, guardiamo troppe cose. È molto difficile, è quasi impossibile. È cosa impossibile. Fai come lei che guarda il tutto, calzino, tutto. Guarda le mani, non va mai, le non unghie, va mai bene niente. La scarpa, guardi tutto. Non va mai bene nulla. Più gli anni passano e più si guarda, più le delusioni aumentano, più si guarda. Le macchine sporche, sì, brutte. Amore, no, io non salgo su una macchina. Una mia amica diceva, è meglio piangere in Rolls Royce che ridere che in autobus. Che una 500, sì. Sì. No, non ce la faccio. Poi purtroppo io ho questo brutto vizio, non so se sia un brutto vizio, ma io amo le cose belle. Ebbene, cioè, no, anch'io. Sai per anch'io. Me quale sarebbe il brutto avuto vizio? Anche buon gusto. Il brutto grazie. Vizio è chi le ama e non lo dice e vuol far l'umile. Ma figurati, ecco, quelle, no, perché io le no. Belle cose piacciono a tutti, Ma che a piacciono tutti. A tutti. Solo che c'è chi sa guadagnarsele e se le guadagna. C'è chi sa farsene regalare e fa bene, e c'è chi sta lì con la bava alla bocca e dice no, a me non interessa. Sì, a rosicare, no, poi a rompere le però palle. Però piacciono a tutti, dai, chi è che non piace? Le belle case, le belle macchine, le belle borse, sì. A tutti, a tutti. Ma dai, sì, sì, se siamo non lo so, umani, ma, Non è che l'ipocrisia di dire no, ma io vivo bene così. Ma chi vive bene così? Ti accontenti, è diverso. No, ma io ti accontenti. No, ma io vivo senti, bene ma tu così. Sei tanto seguita anche dalle donne, eh? Molto. Tantissimo. Ma io amo molto le donne. Sei molto amata, sì, dalle donne. Io amo tanto le donne. Beh, sai, probabilmente le donne sono quelle che faticano un po' di più a, sì, a essere vere. E però quindi le amo molto, ho un bellissimo rapporto con le donne. Sì. Anche tanti bambini mi seguono. Sì. Sì, ma secondo te in cosa sbagliano però le ragazze di oggi? Perché in qualcosa sbagliano? Affidarsi tanto di questi uomini bugiardi. E a svendersi per così poco? Per poco, sì. Per un selfie? Per un selfie, per una cena? Per una cena. Per un bicchiere di champagne? Per apparire spaventosa su questa cosa. Per i follower. È vero, è orribile. Ma guarda, quando io ero giovane, che pazienza, ma figura, ma sai, veramente? Adesso dicono le escort, sono delle ridicole, sono una roba che io veramente, quelle che conosco io, che sono tante, quando ero giovane io, quando ero giovane io ho conosciuto delle escort, cara mia, che, ma allora, sai io cosa le guardavo e ti dico, le ammiravo, l'eleganza, ma allora, diciamo che una escort vera come dovrebbe essere realmente quella che accompagna, cioè quella che ti fa far bella figura, sì, in ogni ambiente, quella che sostiene una conversazione, sì, auguri, quella che sì, quella questo che dovrebbe essere cultura, così, ma non sostengono ha nulla, parlano, non sbagliano tutti i congiunti. Oggi parliamo d'altro, cioè sì. Oggi parliamo d'altro, oggi una trombata, ma sai, una trombata, uno si mette a gambe aperte, bene o male, insomma. Ma sì, non ci vuole niente. Ci vuole un po'. Ma sì, due minuti. No? Ma non si accorgono neanche. E invece figurati che io a volte penso che devo farmi la ricrescita. Mentre
talmente che sono impazzita. Sei talmente presa. Sì, anche sì. Noi avevamo una cliente che si dava lo smalto, me lo ricordo. Dice, stava sopra ore sì. E io mi davo lo smalto. Soffiavo, mi ricordo questo anche un bellissimo ragazzo e io ero messa a testa in giù e avevo uno specchio come questo dietro e mi guardavo allo specchio e lui era tutto infervorito. Cosa guardi? Cosa guardi? Io te lo giuro, gli ho detto veramente quello che stavo guardando, ho detto cazzo c'ho già la tinta da fare. E lui... Poi lì, no, ma tu sei troppo simpatico. No, ma come la tinta? Ho detto, ma sì, ho detto, dai, basta, mi hai già rotto. Porto, devo prendere appuntamento. Devo prendere appuntamento. Sono fissato con queste cose, come fare? Troppo simpatica. Ma lei. Sì, tu, lei ha abbassato subito tutto il discorso di Tarzan che dice, l'hai seguito quello di prima? Ho sentito qualcosa ma non... Lui fa morire, perché lui è il maschio sognatore, sai quello che dice che bisogna investire in salute, che devi avere il pensiero positivo, il pensiero ti fa alzare l'uccello.